Questa è l'ottava edizione del presepio vivente, diventato ormai una tradizione per il nostro paese, ma anche per un po' tutta la zona, dove si è formato poi un gruppo vero e proprio, dove l'amicizia veramente regna, ma soprattutto fa portare veramente in ogni persona veramente tanta serenità. Ecco, questo è quello che abbiamo riscontrato noi. Ovviamente poi anche rivolto un po' a tutte le persone, alle tante persone che ogni anno vengono a trovarci e a visitare il presepio. Noi abbiamo realizzato altre costruzioni quest'anno, ogni anno vengono realizzate, sempre migliorate le strutture che ci sono e aggiunto qualcosa di nuovo. Si parla di un 25, quasi 30 casette, abbiamo inserito dei ponti, dei recinti nuovi, due cascate nuove, un laghetto. E poi il bello è lasciare che le persone che vengono a vederci scoprano un attimino quello che è il lavoro fatto proprio dai volontari, ecco. Faccio parte del gruppo Presepe Vivente e qui dietro ci sono delle nuove leve che speriamo in futuro prendano poi in mano anche loro questo discorso. Visto che è stato accettato da persone dai più piccoli ai più anziani, perché abbiamo anche persone di 93 anni, appunto speriamo che ci sia sempre un buon proseguimento e che continui così. Qua, in questo punto qua ci troviamo vicino alla capanna e le coppie che noi abbiamo inserito qua, alle quali chiediamo ovviamente l'aiuto e la partecipazione, sono proprio coppie che vengono dall'esterno del gruppo in buona misura e con bambini veri, affrontano con coraggio anche a volte il freddo, anche se quest'anno diciamo il clima è molto molto favorevole per noi, ecco. Però ci sono state delle edizioni dove il clima era veramente freddo, ecco. E queste coppie qua si alternano, vanno circa un'ora, un'ora e mezza l'una, e quindi ogni giorno andiamo a movimentare due, tre, quattro coppie. Vogliamo che la gente scopra e partecipi direttamente, magari parlando con i vari personaggi e le varie figure che ci sono nel nostro presepio. Questo è il nostro obiettivo principale ed è un motivo anche per far incontrare le persone che veramente si presentano in numero considerevole ogni anno, ecco.